Ciao, ma cosa stai facendo lì? Beh, volevo qualcosa di light e veloce da mangiare in pausa pranzo. Scusa, ma sei sicura di essere nel posto giusto? Ma certo, qui ci sono cibi di tutti i colori, come raccomandano i nutrizionisti. Ciao amici, ho elaborato un metodo per mangiare sano nella pausa pranzo quando sono fuori casa, perché non voglio rinunciare alla mia alimentazione bruciagrassi. Ecco, adesso tu dirai di prepararsi qualcosa a casa, ma io non ho tempo. No, oggi vi racconto come faccio io quando mi trovo a dover mangiare fuori casa nella pausa pranzo e non ho portato niente di sano o bruciagrassi con me. Fai digiuno? Non sono un tipo da digiuno io. E poi saltare i pasti è il peggior consiglio dimagrante di sempre, lasciatemelo dire. Saltare i pasti così a caso non è neanche digiunare, è fare la fame e per il corpo è un trauma. E sapete come reagisce? Appena gli diamo da mangiare, lui converte tutto subito in grasso per fare scorta, così la prossima volta che gli facciamo uno scherzetto è pronto. E poi ci chiediamo, ma perché non riesco a dimagrire? Eppure mangio pochissimo, non mangio quasi niente. E infatti io credo che per dimagrire in modo veloce, ma anche naturale e sano, bisogna organizzarsi bene con un'alimentazione intelligente, cioè adatta alle proprie esigenze. È quello che spiego nei miei corsi e nelle mie consulenze e tantissime persone hanno ottenuto grandi risultati. Ma allora che fare? Il mio metodo è facile e funziona ovunque: bar, mensa, ristorante e anche alle macchinette a volte. Intanto, se vi piace l'idea, mettete un bel mi piace a questo video. Tanti mi piace, tanti nuovi video. Mentre preparavo questo video, ho letto una notizia che mi ha colpito molto. L'80% degli italiani mangia fuori casa almeno una volta alla settimana, cioè 4-5 volte al mese e quindi almeno 60 volte in un anno. E un italiano su quattro mangia fuori casa 3 volte o più alla settimana, che è come pranzare fuori casa per metà giorni all'anno. Cosa? Sì, bisogna correre ai ripari. Popolo dei buoni pasto, delle mense aziendali, delle pause pranzo al bar e di un panino così per strada. È il momento di organizzarsi meglio. Tutti abbiamo diritto a una pausa pranzo bruciagrassi. Ecco come faccio io. Primo, faccio la rompipalle. Cosa fai tu? Hai capito bene, la rompipalle. Non mi accontento dei piatti già pronti, uccidi linea, ma chiedo che mi facciano qualcosa come lo voglio io. Se prendo un'insalata, per esempio, me la faccio fare semplice, senza latticini, mozzarelline, formaggi e con pochi ingredienti. Se c'è solo un panino, me lo faccio fare pieno di verdure fresche e grigliate. E se il posto ne è fornito, con proteine veg. Chi non è vegano può chiedere proteine magre come pollo o tacchino, oppure salmone o tonno, ma niente salumi o formaggi che fanno solo ingrassare. Se andate in un posto di fiducia, potete anche farvi fare una delle mie ricette bruciagrassi, come l'insalatona risolutiva che trovate in questo video. E ce ne sono molte altre sul canale, per seguirle tutte basta iscriversi. È facile, basta un clic così e attivate la campanella delle notifiche. Secondo, cerco i superfood. Figurati se alla mensa aziendale hanno i superfood. E invece sì, la cucina mediterranea è piena di superfood, come le olive, i broccoli, i pomodori, le mandorle, la frutta secca. Ormai si trovano praticamente ovunque. Anche alcune macchinette hanno le bustine di frutta secca. Le avete mai viste? Io uso i superfood come integrazione al pasto, spesso per chiudere il buco e ottenere i nutrienti che stimolano il metabolismo. Terzo, no a bibite e succhi industriali. Ma come niente drink gratificanti?
Le bibite sono piene di zucchero e gonfiano solo la pancia. Non lo sapevate? Sicuramente sì. Ci sono anche altri modi di gratificarsi e non solo con i sapori dolci e frizzanti. Se il bar è un po' fornito, mi faccio fare una tisana di zenzero o finocchio, che aiutano la digestione, l'assimilazione e il naturale potere bruciagrassi del corpo. Se non trovo niente, chiedo una tazza di acqua calda e tiro fuori la mia bustina dalla borsa. Non pesa portarsela dietro, vi assicuro. Squaletto dice che a pranzo è affamatissimo, si mangerebbe un salmone intero. E bravo Squaletto! I più mangioni possono abbondare con le proteine magre e le verdure, ma non esagerare con i carboidrati perché appesantiscono e spesso abbioccano. Condividete questo video con i vostri amici, sui vostri social. Quando andate in pausa pranzo insieme ai colleghi, parlate di questi consigli e date voi il buon esempio per primi. Così diventate portatori sani di bruciagrassi. Nei commenti scrivetemi come ve la cavate in pausa pranzo per stare leggeri ma nutriti e anche come vi trovate con questi consigli. Io vi aspetto al prossimo video. Nel frattempo, sempre trendy e sani con Simona Vignali, naturalmente. Ciao! Io al bar rompo sempre il c***o. Ok.